Matti Costruzioni. Dal 1958 immobili di pregio in Oltrepò a Pavese e nella Riviera Ligure. Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili. Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia. La prestigiosa Villa Manila, a pochi metri dal mare di Varazze. Costruzioni in zone centrali e residenziali di pregio, ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi. Contattaci, ti aspettiamo a Voghera, in via Meucci 5. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda del giorno. Te le chiedo di raccontarci a suo parere due cose di Voghera che funzionano, secondo lei. Voghera è un luogo che ha alcuni aspetti decisamente interessanti. Allora, io comincerei dal Museo Storico di Voghera, che è dedicato al commendatore Giuseppe Beccari. C'è la Chiesa Rossa, che è il tempio sacrario della cavalleria italiana, dedicata inizialmente a Sant'Ilario, e dal 1956 è il tempio sacrario della cavalleria italiana. Poi abbiamo il Duomo di Voghera, che è la chiesa principale, ma non più antica di Voghera, perché appunto tra le più antiche abbiamo appunto questo tempio sacrario della cavalleria italiana, che si dice addirittura risalga all'epoca longobarda. Partendo dal presupposto che Voghera risale, i primi documenti sono di Berengario, del re d'Italia Berengario del 924, se non erro, prima possiamo avere solamente delle ipotesi. Un po' con troppe cose, non saprei. Facciamo da quello che funziona, secondo te? Cosa che ti piace, che ti fa sentire orgogliosa di vivere a Voghera? Niente. È ottimo, no? No, perché io sono nata a Genova poi, capito? Okay. Quindi poi ho seguito mia madre e sono venuta qua. Servizi, servita bene dalla ferrovia, anche i servizi interni, insomma. E due cose invece che non funzionano e andrebbero sistemate. Beh, diciamo che per quanto riguarda il trasporto ferroviario ci potrebbero essere dei miglioramenti. Però tenete conto di un fatto: se si viaggia in automobile, molto spesso, se il treno è in orario, ci guadagni col treno, perché con l'automobile a un certo punto ci sono le colonne, al di là del discorso della sicurezza. Quindi il treno, quando funziona, è sicuramente migliore dell'automobile. Forse il comune, cioè nel senso allora, per dire, noi viviamo qua nelle case del comune, no? Però non siamo tanto calcolati su questo, cioè ci sono delle cose da mettere a posto e quindi non ci calcolano questo. Che non funziona, le strade sono tutte a buche, l'ordine pubblico traballa. Come mai? Traballa perché non ci sono controlli, c'è poco personale, poca polizia urbana, oppure non fa il suo dovere. Troppi furti, rapine, accoltellamenti, abbia pazienza. Secondo lei è più una responsabilità locale o nazionale, del governo nazionale o del governo locale? È nazionale, però io vivo qui e la subisco, cioè direttamente, no, anche direttamente una volta o due, ma sa, noi abbiamo paura a uscire, a una certa ora non ci sentiamo protetti per niente.